questa attesa. Viverla significa non esistere più. Il dolore è radicato. È radicato nella speranza. Qui la speranza vive intera. Non bisogna scoraggiarsi, occorre tener duro. No, nessuna. No, nessuna. No, nessuna. No, nessuna. Non bisogna scoraggiarsi, occorre tener duro. Di fronte a un tedesco. Una presenza fisica in una sala da teatro piuttosto che da concerto, non potremo privarcela ancora a lungo perché la gente ha bisogno comunque di queste cose. Venivamo giù la sera per vedere il teatro, in compagnia naturalmente, eravamo in 4-5 ragazze, era bello proprio. È molto simboloso. A me piace andare a teatro perché parla della vita, di noi, di ciò che ci attraversa. E questo desiderio ha una forza inesprimibile, anche quando le condizioni di Robert sono peggiori, perché Robert è ancora in vita. Per esempio ho visto uno spettacolo di Lella Costa, sola sul palcoscenico, ha fatto un monologo a velocità supersonica. Ricordo quello dell'Alfonsina Storni. Memorabile, memorabile. Era la prima volta per me che entravo nel teatro sociale. Era tutto un mondo nuovo da scoprire. Che mi rimane impresso ancora adesso era, guardi, le dico, il 1999. Qui le dico un'emozione grandissima. Mi misi a piangere. Il teatro più importante che ho visto era la storia di Van Gogh durante il suo periodo nel manicomio.
l'odore assordante del bianco mi ha colpito molto perché mi ha fatto aprire molto gli occhi sulla società e su come a volte i pazzi siano i più normali di tutti. Molto d'impatto. Sembra di aver aspettato abbastanza. Ancora sul divano. A portata di telefono. Devono riaprire perché se no Bellinzona perde tutto, ha già perso tanto. La gente non ce la faccio più. E speriamo aprano tutti i poverini. La cultura è vita, è un modo di potersi rapportare alla società, poter stare allegri, ci hanno tolto questo e questo è peccato. Noi abbiamo bisogno di nutrimento per l'anima. Erano come dei bocconcini, delle gocce, di qualcosa che faceva stare bene. Non sento più il cuore. L'orrore mi inonda, sale lentamente, amico. È finita. Dove sei? Dove sei? È mai esistito? Mi ascolti bene, Robert è vivo, si calmi, non glielo nascondo, è questione di ore. Quando si va a vedere uno spettacolo di teatro, tutto quello che ti circonda, i problemi, la vita, tutto sparisce. È come se tu fossi il protagonista, ti perdi e ti dimentichi di tutto. Mi libera. Ho bisogno di spazio, amore. Finirà presto anche questa. Dopo il brutto viene il bello.
scala. Agitazione in tutto il casamento. Andate nella scala. Agitazione in tutto il casamento. Scarpicci, poi porte che sbattevano. Grida! Io appena ho visto che c'era una pièce, ho detto vado, a prescindere da che pièce fosse. Io stranamente ho avuto come un momentino di quasi un po' di disagio prima di venire. Come se avevo perso l'abitudine. Però mi è passato quando sono entrata. Tutto si è rilassato e mi sono ricordato quanto è bello venire al teatro e quanto è mancato anche. Non se ne poteva più di aspettare questo momento. È un impegno civico anche quello di venire qui. Siamo veramente sollevati da questa riapertura che speriamo che si possa continuare così e anche di più di così. In questo lockdown la parte che più a me è mancata è proprio questo aspetto un po', come faccio a dire, alto, un po' spirituale della nostra vita. Trovo che è importante la cultura, perché è quella che tante volte ci tiene a galla. Mi è mancato il teatro. J'appuie mon courage sur ton corps.